Oggi con noi in una intervista a distanza la dottoressa Floriana Politi, vice primario del reparto rianimazione e quindi anestesia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. L'abbiamo contattata proprio perché volevamo portare una testimonianza diretta di quello che sta accadendo nel nostro pronto soccorso. Sappiamo che Civitavecchia è una situazione abbastanza critica con la decisione in questi giorni di poter diventare zona rossa, mentre con Santa Marinella che ancora, diciamo, fortunatamente si registrano pochi casi. Diamo il benvenuto alla nostra dottoressa e quindi benvenuta alle telecamere di Tele Santa Marinella. La prima domanda che voglio farle, dottoressa, è proprio quello di raccontarci un po' cosa si è vissuto in questi primi 10 giorni di emergenza, da quando si è diffusa la notizia del primo paziente ad oggi, con un'enormità di pazienti soprattutto a Civitavecchia. E quindi poi ecco, parliamo di questa esperienza, di cosa sta accadendo ancora oggi all'ospedale, al pronto soccorso, nella rianimazione, nel reparto di terapia intensiva. Buongiorno a tutti. Allora, come tutti sapete, stiamo vivendo questo mo periodo molto difficile all'interno dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, in quanto appunto, come è stato già reso noto sia dall'ASL 4, di cui io sono dipendente, e dai giornali, abbiamo avuto dei casi di pazienti positivi. Provenienti da una RSA che appunto risultata Covid-19. Di conseguenza, questi pazienti che sono giunti da noi diversi giorni fa sono stati da noi stessi assistiti, trattati e alcuni addirittura anche trasferiti presso gli ospedali romani, che sono organizzati per la gestione, la cura e l'assistenza dei pazienti Covid-19, anche quelli che hanno bisogno di cure intensive. Poiché l'ospedale San Paolo non era un ospedale Covid-19 e attualmente anche la rianimazione dell'ospedale San Paolo, di cui io sono parte integrante dell'organico medico, non è una rianimazione Covid-19. Questo perché chiaramente doveva essere individuata anche una rianimazione che potesse essere utile all'assistenza e alle cure intensive di pazienti che non sono affetti da coronavirus, ma che hanno altre gravi patologie per cui devono essere comunque curati. Bisogna assicurare una cura intensiva. E una premessa importante è che prima ancora che giungessero in ospedale dei casi positivi, noi siamo stati adeguatamente formati, quindi siamo stati sottoposti a dei training informativi per quanto riguarda, diciamo, la vestizione, la svestizione, con i dispositivi di protezione individuale e, per diciamo, per il contenimento e limitare anche la diffusione del virus. E per quanto riguarda la disponibilità dei DPI, dobbiamo anche ringraziare immensamente la grande disponibilità dei cittadini civitavecchiesi e anche dei dintorni che hanno fatto delle donazioni e ci hanno così consentito di acquistare questi dispositivi per limitare la diffusione anche all'interno del personale sanitario, non solo nei confronti della popolazione. Emozioni forti, sensazioni forti che d'altro canto sta vivendo tutta la popolazione mondiale. Ieri, con l'indulgenza plenaria del Papa, tutto il mondo si è riunito in una preghiera e quindi ovviamente quello che lei racconta dà ancora di più l'idea di quanta sofferenza si possa registrare in questo momento negli ospedali con i medici che sono sicuramente in prima linea. Dottoressa, dalla sua esperienza, quanto potrebbe durare ancora questo tipo di emergenza con le misure che comunque tutta la popolazione sta mettendo in atto, quindi l'isolamento, eccetera, eccetera. Al momento è difficile stabilire quando sarà possibile ritornare alla vita normale, che ci auguriamo che accada il più precocemente possibile. Purtroppo questo non è possibile perché abbiamo visto che l'epidemiologia è stata differente
nord, al centro, al sud, quindi anzi i numeri si sono spostati, i numeri epidemiologici, e ancora siamo probabilmente in attesa di altri picchi epidemiologici. Per cui stabilire la data in cui potrà finire tutto questo è veramente molto difficile. Ci auguriamo il più presto possibile. Bene, allora rinnoviamo quali sono i comportamenti da dover adottare lungo il corso di questi altri giorni che ci aspettano di quarantena, tra virgolette, una quarantena mondiale, e quali sono appunto i gesti quotidiani e le abitudini che dobbiamo mantenere, ossia le mascherine, eccetera, eccetera. La dottoressa ci dia un catalogo, un elenco di cose che dobbiamo assolutamente fare. Cose che invece non dobbiamo assolutamente fare. E ci ricordi infine sempre quali sono i sintomi a cui dobbiamo fare attenzione ancora durante questo periodo. Al fine di limitare e contenere il contagio del virus è fondamentale continuare a rispettare tutte le raccomandazioni che sono state fatte finora, e consistono innanzitutto nel mantenere la distanza di sicurezza. Indossare sempre la mascherina, è sufficiente una mascherina chirurgica che serve semplicemente a contenere, a limitare la diffusione delle goccioline provenienti dalle nostre vie aeree superiori, che sono quelle che contengono il virus. E poi, se in caso che stiate male, non recatevi al pronto soccorso, ma telefonate al vostro medico di famiglia o al pediatra qualora si tratti di un vostro figlio, e, oppure se avete difficoltà a reperire il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica, telefonate al numero di sanità pubblica che è 1500. Sicuramente vi indicheranno quale sarà la strategia e il percorso migliore che fa al caso vostro. Per quanto riguarda invece i sintomi, è importante sottolineare che il sintomo principale dell'infezione da coronavirus è la febbre, che può essere anche accompagnata da tosse secca, scariche diarroiche, raffreddore. E a volte però si può anche essere positivi e asintomatici, e questa è la condizione, diciamo, che spaventa di più, perché noi possiamo, purtroppo è un dato di fatto, che il paziente asintomatico, quindi cosiddetto portatore sano, può diffondere il virus anche fino a 10 o più persone. Altri sintomi da non sottovalutare sono il mal di gola, il mal di testa e poi diciamo la difficoltà respiratoria, il senso di spossatezza, di stanchezza. E chiaramente la difficoltà respiratoria è un sintomo molto importante, perché presuppone l'inizio di una polmonite, perché purtroppo è noto che il virus abbia un certo tropismo, cioè una predisposizione ad attaccare i polmoni. E a differenza della polmonite comunitaria, che di solito si riesce a gestire, a curare con gli antibiotici, questo tipo di polmonite è caratterizzata da una infiammazione generalizzata di tutto l'ambito polmonare, che rende difficoltoso gli scambi respiratori, gli scambi gassosi, per cui ecco la gravità di questo tipo di polmonite, per cui è necessario poi chiaramente assicurare delle cure tempestive e un'assistenza respiratoria importante. Per questo diciamo non bisogna assolutamente trascurare questo sintomo così importante. Vorrei anche tranquillizzare la popolazione dicendo che nonostante i numerosi casi positivi rilevati, noi comunque stiamo cercando di contenere la diffusione, stiamo cercando di trattare i pazienti anche applicando i protocolli internazionali che ci vengono forniti e che vengono continuamente aggiornati. E per quanto riguarda il numero dei casi,
al momento non disponiamo di numeri certi, ma li potete trovare nel sito dell'ASL Roma 4 o sul sito della Regione Lazio. La situazione è comunque sotto controllo, per cui soprattutto suggerisco di non prestare troppa attenzione alle notizie circa l'età dei pazienti deceduti, perché molto spesso si tratta di pazienti che non sono morti di coronavirus, ma sono morti per altre patologie in concomitanza di un'infezione da coronavirus. Quindi ecco, non vi lasciate condizionare eccessivamente da queste notizie che a volte possono anche creare panico e apprensione. Concludo rassicurando tutta la popolazione locale che noi, personale sanitario dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, stiamo dando il massimo per riuscire a fronteggiare e contenere questa situazione di maxi emergenza a livello locale. Auspichiamo però nella vostra collaborazione, che consiste essenzialmente nel rispettare tutte le raccomandazioni fatte finora e nel continuare ad avere la stessa condotta che avete avuto fino adesso, al fine di poter riuscire finalmente a diciamo uscire da questa situazione così drammatica. Un augurio a tutti che tutto questo possa risolversi nel più breve tempo possibile. Grazie e arrivederci. Noi ringraziamo la dottoressa Floriana Politi con la speranza della sua disponibilità per altre interviste. Ci salutiamo qua e a presto.